Buon pomeriggio, siamo con Vanni Bellonzi, presidente dell'Ordine degli Agronomi. Oggi qui è una giornata particolare perché è la serata finale del secondo Festival dell'Innovazione Agricola. Siamo al secondo anno che ci vediamo qui per parlare di agricoltura. Sì, infatti l'appuntamento di questa sera è la seconda puntata annuale, ma di fatto la quarta puntata del secondo evento, perché abbiamo parlato di orticoltura, abbiamo parlato di piopicoltura, abbiamo fatto delle prove sperimentali in campo sempre con queste specie, abbiamo voluto chiudere questo ciclo parlando da un punto di vista culturale delle piante, degli alberi. Noi siamo agronomi e forestali. Parliamo stasera si presenta un libro particolare, perché è il richiamo delle foreste, che è anche un richiamo anche a un libro molto più famoso, ma che parla delle foreste italiane, che sono tante. Sì, abbiamo due relatori che sono, diciamo, due appassionati e anche lavorano nell'ambito forestale, nell'ambito della certificazione di prodotti forestali, e quindi abbiamo ritenuto di poter abbinare gli aspetti culturali con gli aspetti tecnici. Foreste, in Italia che importanza hanno nella tutela del territorio? Beh, sono fondamentali, sono un anello fondamentale sia nell'ambito della pianura, ancora di più nell'ambito della montagna. Io esprimo una mia preoccupazione molto forte che non è ancora apparsa in tutta la sua virulenza. Io faccio parte anche della Federazione Veneta degli Ordini Agronomi Forestali. Oltre all'emergenza Vaia, che tutti abbiamo conosciuto, secondo me c'è una preoccupazione fortissima e sottostimata del bostrico, che è un insetto che sta rovinando e danneggiando le nostre foreste. Girando per le valli si vedono delle grandi macchie grigie, marroni. Questa è una catastrofe che va affrontata con la massima attenzione. Benissimo, allora andiamo a presentare questo libro. Grazie dell'invito e grazie dell'intervista. Grazie a voi, siete sempre presenti e attenti.